Ci troviamo alla Fiera di Rimini, dove oggi si sta volgendo il Fieravicola Poultry Forum. Quello che vedete dietro di noi è un convegno che si intitola Avicoltura nel mondo, esperienze e modelli a confronto. Il tema principale è quello dell'avicoltura in tutta la sua filiera, dalla produzione al consumatore fino anche alle innovazioni e alla ricerca scientifica. Ne abbiamo parlato con i principali protagonisti, vediamo. Siamo con Nicolò Cinotti, segretario generale di International Poultry Council. Oggi si parla di avicoltura mondiale, quindi come cambia, quanto cambia il settore dell'avicoltura da paese a paese? L'Italia sappiamo che è in una situazione di quasi avanguardia, insomma, qualitativamente, tecnicamente, cambia tanto andando, spostandosi nei paesi del mondo. Sì, la ringrazio per la domanda, intanto è un piacere e un onore essere invitato a questo evento importante. L'avicoltura cambia notevolmente da paese a paese e soprattutto da regione a regione. Devo dire che quello che cambia principalmente è la percezione, la sensibilità e soprattutto il bagaglio culturale delle persone. Devo dire che le differenze non sono tanto in termini di qualità, come dicevo, ma soprattutto in termini di approccio. Sicuramente è fondamentale che i paesi collaborino, dialoghino, soprattutto in quei forum che sono stati creati ad hoc, ad esempio l'International Poultry Council, per permettere a ciascuno di prendere vantaggio in tutti quelli che sono i temi precompetitivi dalle esperienze degli altri paesi. Quali sono gli aspetti principali che esporrà nella sua relazione di oggi? Ma gli aspetti principali sicuramente non possono prescindere dalla situazione che stiamo vivendo, che è una situazione estremamente complicata soprattutto da un punto di vista geopolitico e che vede la stratificazione di numerose situazioni geopolitiche, sanitarie, economiche, una sopra l'altra, e ciascuna ha un impatto sul settore, un impatto che può essere negativo ma un impatto che può essere in un certo modo positivo o portare anche delle nuove opportunità a un settore che sicuramente ha un ruolo importante da giocare in quello che è il grosso tema della sustainable food security per il futuro. Ecco, l'Ucraina è uno dei paesi maggiori produttori di mangimi, ad esempio a livello mondiale. Come sta cambiando il mercato, ovviamente il conflitto in questo momento? Questa è una bella domanda. Il mercato innanzitutto ha reagito in maniera un po', diciamo, impazzita all'inizio, con un'impennata dei prezzi forse non giustificata dallo spazio temporale che era trascorso dall'inizio della guerra. Questo sicuramente porterà notevoli problemi ai costi delle materie prime che già stavano aumentando prima, ma soprattutto cambierà completamente le dinamiche di quello che è tutto il global trade delle materie prime, e non dimentichiamo soprattutto dei fertilizzanti, perché se l'Ucraina è il granaio d'Europa, la Russia è il primo produttore di fertilizer a livello mondiale, quindi questo sicuramente avrà un impatto. Come questo impatto andrà a influire sul settore, questo è molto difficile da dire, in questo momento stiamo monitorando la situazione molto da vicino. Siamo con Antonio Forlini, presidente di Una Italia, l'associazione di categoria che si occupa proprio della filiera avicola. Qual è lo stato di salute del settore in questo momento? Ma noi siamo un settore tendenzialmente resiliente, lo siamo stati durante la pandemia, lo siamo tuttora, nonostante veniamo da un periodo molto turbolento, abbiamo affrontato la peggiore epidemia di influenza aviaria degli ultimi anni, stiamo fronteggiando incrementi dei costi energetici senza precedenti e anche incremento dei costi e addirittura in qualche caso indisponibilità di materia prima come componente del mangime. Ecco, quanto sta influendo ad esempio il conflitto in Ucraina su questo? Lei ha parlato di mangimi, sappiamo che l'Ucraina ne sa qualcosa da quel punto di vista. In maniera rilevante, perché ovviamente alcune materie prime come mais e la soia non geneticamente modificata sono di prevalente provenienza ucraina. Molti dei nostri produttori hanno alcune navi bloccate nel porto di Odessa e non credo che per il momento si possa pensare che possano partire. Quindi ovviamente le aziende sono sufficientemente grandi e strutturate, hanno dei piani di gestione del rischio per cui hanno trovato degli approvvigionamenti alternativi, però questo magari a discapito di costi maggiori. Come sta rispondendo la clientela a un aumento dei prezzi per quanto riguarda il settore avicolo, il pollame, così come le uova? Ma al momento non abbiamo grandi impatti, per fortuna, perché in parte gli aumenti sono stati anche assorbiti all'interno della filiera.
Certamente la grande distribuzione ha rinunciato a attività promozionali, quindi è chiaro che il prezzo realmente pagato al consumatore un po' si è alzato, ma non perché siano cresciuti i prezzi, perché c'è meno attività promozionale in virtù del fatto che c'è meno prodotto proprio per l'influenza aviaria. Uno dei punti di forza della filiera italiana è quello degli standard qualitativi sempre alti, è fondamentale da questo punto di vista. Sì, noi diciamo che siamo un riferimento in Europa. Il fatto di essere totalmente autosufficiente, di produrre il 108%, mette il consumatore al riparo da sorprese. Nel 99% dei casi il consumatore, quando acquista un petto di pollo o un pollo, ha acquistato un prodotto totalmente made in Italy, è garantito al 100%. Cosa significa che il settore è autosufficiente al 107%? Se ne parla molto da questo. Nel 2021 addirittura 108, leggermente cresciuto il tasso di autoapprovvigionamento. Vuol dire che rispetto a fatto 100 il consumo interno, le aziende italiane producono 108, il che vuol dire che sono tendenzialmente orientate anche a un export, che sarà tra l'altro uno dei temi che tratteremo nella seduta di oggi pomeriggio nel corso del Poultry Forum. Ecco, ultima domanda, questa è la prima edizione di questa fiera avicola qui a Rimini. È importante mettere in collegamento tutti gli attori di questa filiera per cercare poi di migliorare la produzione e le qualità. Certo, questa è un'esperienza nuova per noi, perché dopo un anno, dopo il lockdown, dopo le difficoltà delle fiere, a settembre abbiamo avuto un'edizione della fiera avicola e poi questo Poultry Forum, che negli anni nei quali non si svolge la fiera si fanno questi convegni. Abbiamo avuto un'ottima risposta da parte del pubblico, grande interesse da parte del mondo scientifico, quindi un'esperienza sicuramente da ripetere. Stiamo con Stefano Gagliardi, direttore di Assoavi. Prima di tutto, qual è lo stato di salute del settore in questo momento? Ma diciamo che la maggiore preoccupazione è l'incognita di quello che potrebbe accadere domani, perché purtroppo l'evento della guerra russo-ucraina ha creato una situazione che non si era mai verificata, cioè una situazione che non dipende da noi e che non sappiamo come affrontare, perché nessuno ha idea con certezza di quando potrà finire. E questo per noi è un motivo di grande, ripeto, preoccupazione, perché non sappiamo come approvvigionarci diversamente delle materie prime. Diciamo che il problema principale è quello: alcuni prodotti vengono fatti in maniera molto importante da Russia e Ucraina, e questa carenza per noi è importante, perché ripeto, non sappiamo, stiamo cercando di trovare soluzioni alternative, vie alternative di approvvigionamento in altri paesi, in altri stati dell'est, ma alcuni prodotti tipo tutti i derivati del girasole non si riescono a recuperare, e quindi diciamo che il problema è quello. Stiamo cercando alternative, siamo fiduciosi di riuscire a risolvere anche questo problema dopo il Covid, dopo l'aviaria, uno dietro l'altro, stati 2 anni veramente tremendi. Come sempre ci rimboccheremo le maniche sperando di riuscire a farlo. Ecco, dietro di noi si sta svolgendo adesso un convegno che si chiama Avicoltura nel mondo. È importante quindi creare delle connessioni il più possibile, anche con una fiera come questa, con tutti i produttori e tutte le filiere sparse nei vari paesi. Sì, diciamo che l'obiettivo di questo Poultry Forum era proprio quello di avere l'ufficializzazione del fatto che Rimini oggi è diventata il polo dell'avicoltura italiana. Per la prima volta tutte le maggiori aziende italiane sono presenti. E oltre a questo, nei convegni che abbiamo affrontato sia ieri che oggi e che affronteremo domani mattina, abbiamo anche esperienze di aziende polacche, che sono i maggiori produttori di pollame in Europa, più i riferimenti europei che abbiamo visto stamattina nel convegno sulle materie prime, per far capire come tutta la filiera sia perfettamente integrata e come, se non si affronta questo problema tutti assieme, difficilmente se ne potrà uscire. Quello che sta accadendo ad esempio nel campo dell'energia a livello europeo, noi non vorremmo seguirlo, cioè vediamo come alcuni paesi si stiano staccando da quella che è la volontà comune del rapporto con la Russia. Ecco, noi vorremmo che tutta la filiera avicola europea fosse unita nell'affrontare questo argomento e soprattutto si possa aiutare chi veramente ha più bisogno nell'approvvigionamento di materie prime, cosa che oggi non sta succedendo. C'è una connection particolare anche in questa fiera con l'Africa, giusto? Sì, l'Africa è stato per gran parte del tempo sottovalutata, invece sia per quanto riguarda, ripeto, il tema materie prime, sia per quanto riguarda l'export delle tecnologie che sono qui presenti, è un riferimento molto importante, e quindi l'impegno è di approfondire, valutare
sul posto quali possono essere le connessioni anche col paese africano. Ecco, venerdì, che è la giornata di chiusura, sarà una giornata dedicata particolarmente al tema della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, che sono due aspetti fondamentali nel settore. Sì, una particolarità della nostra filiera è proprio quella di aver coniugato sempre, e i tre giorni lo testimoniano, questo rapporto fra istituzioni, allevatori, industria e ricerca scientifica. Perché senza questo rapporto, senza il supporto di ricerca scientifica, non andiamo da nessuna parte. E come hanno detto ieri e oggi, la tecnologia e l'innovazione possono essere due strumenti importantissimi per cercare di minimizzare il più possibile i consumi energetici e le perdite.